creatrice di vere e proprie opere d'arte, sculture, gioielli, è troppo riduttivo, Marina Coraziari. Allora Marina, questa sera i tuoi gioielli, poi mi dirai tu come chiamarli correttamente, sculture, opere artistiche, hanno sposato gli abiti della moda di Luigi Bruno, quindi un'eccellenza che si accompagna con un'altra. Che cosa sono i tre aggettivi che caratterizzano Marina Coraziari? Mare, sole, Mediterraneo. E spieghiamo ai nostri video ascoltatori di Liberi TV perché? Perché tu crei le tue opere e il tutto ti deriva da che cosa? Intuizioni, ispirazioni? Dal mare. Io abito in Puglia, per quanto sia anche modenese di origine paterna, ma mi ispiro alla natura e quindi ai coralli marini, al colore delle onde, dei turchesi, degli abissi, e cerco di inserire nelle mie creazioni, appunto come dicevi, queste sculture, tutti questi retaggi del passato uniti a questi rimandi alle profondità marine. Senti Marina, grandi appuntamenti che ti hanno vista protagonista con le tue opere in posti, luoghi monumentali. Cioè, oramai Marina Coraziari espone nei musei, nei teatri, negli anfiteatri, ecco, che cos'è l'elemento che fa sì che una creatrice come te a un certo punto diventi lei stessa un evento? Cioè, hanno capito la tua magia secondo te? Sì, penso di sì, perché mi ritengo una persona particolare come tutti gli artisti, ma nasco come scenografa, non dimentichiamolo, per cui mi piace presentare le mie creazioni in contesti particolari, a dir quanto magici, come magica è la serata di stasera. Tu mi hai visto allo stadio di Domiziano per Alta Roma, dove appunto c'è stata questa mia, insomma, personale, e mi piacciono molto questi posti dove si respiri un po' di aria retro in un certo senso, però dove si possa dare poi vita a nuova comunicazione per trasmettere poi un'immagine nuova di gioiello particolare. Splendida, grazie Marina Coraziari.